I padri greci e la tradizione bizantina, contemplando la Vergine alla luce del Verbo fatto uomo, hanno cercato di penetrare la profondità di quel legame che unisce Maria, in quanto Madre di Dio, a Cristo e alla Chiesa. Questo legame, cari amici, ravvisato da San Giovanni Paolo II nell'enciclica Redemptoris Mater, numero 41, emerge in maniera sublime nell'Acatistos, un inno appartenente al genere innografico antico chiamato Contagion, in italiano contagio, che si fonda non sulla quantità delle sillabe, brevi o lunghe, come nella poesia classica, ma sull'accento tonico che anima i versi. È un inno della Chiesa bizantina di V secolo, da cantare stando in piedi. Il nome, infatti, più che un titolo, è una rubrica, e Acatistos vuol dire proprio non seduti, come quando nell'assemblea liturgica si ascolta il Vangelo e ci si mette in piedi, in segno, nel caso dell'Acatistos, di riverente ossequio nei confronti della Madre di Dio, la Theotokos. Lo scopo principale dell'inno è catechetico-pastorale. Il Contagion si snoda con freschezza di ispirazione e vivacità di scene in una sequenza di strofe metricamente identiche tra di loro, quasi a comporre una sacra rappresentazione dei misteri celebrati dalla Chiesa lungo tutto l'anno liturgico. L'autore di questo inno è anonimo, tante le proposte avanzate in merito, forse la più attendibile è quella che attribuisce la paternità dell'inno a Basilio di Seleucia, profondo teologo, elegante scrittore, conoscitore delle tradizioni alessandrina, antiochena, siriaca, uno dei padri più influenti del Concilio di Calcedonia del 451, che promulgò le due nature dell'unica persona di Cristo. Unite, recita il Concilio, senza confusione e senza mutazione, ma anche senza divisione e senza separazione, nell'originale greco con degli avverbi pregnanti di teologia. L'inno si compone di 24 stanze o strofe con acrostico alfabetico. Le strofe constano di due parti, una parte tematica e una parte melodica, ma è organicamente strutturato, le parti sono distinte fra di loro e formano, nonostante ciò, un'unità poetica innegabile, evidente. La parte tematica sviluppa appunto il tema su base storica, secondo la narrazione dei Vangeli. La parte melodica riprende il tema su base dogmatica, secondo la fede proposta dalla Chiesa. Quindi entrambe le parti seguono una duplice prospettiva, quella cristologica e quella ecclesiologica, quindi due parti, quattro sezioni. Nell'inno si intrecciano armonicamente temi mariologici e temi cristologici, tra i quali la Theotokos, la Madre di Dio, fa da anello di congiunzione, da trait d'union. Il Cristo della storia, con i precisi riferimenti biblici, è il Cristo della fede, quale scoperto, proposto, creduto. La Vergine della storia, come emerge dai Vangeli dell'infanzia, è la Vergine della fede, come creduta dalla Chiesa. Non però nel dispiegarsi di due misteri giustapposti, quello di Cristo e quello della Chiesa, ma nella rivelazione di un solo mistero, storico, ma in via di compimento, inserito nel già e non ancora. Pur però se imbevuto di dottrina, l'Acatistos non è un trattato dogmatico, né un'apologia della fede, è un canto sacro, una celebrazione liturgica di lode, e in quanto tale è un testo che ricorre all'uso di immagini, acclamazioni, assonanze, allitterazioni, contrasti omofonici, sottintenderiti, le celebrazioni, i cori, le risposte dell'assemblea. E
Eppure la teologia di questo canto sacro è solida. La lex credendi è il fondamento della lex orandi. Peraltro, in un periodo di grande fermento teologico, appena all'indomani del già citato Concilio di Calcedonia, che aveva suscitato una serie di adesioni ma anche di contrasti rispetto alla cristologia che i padri convenuti in tale concilio avevano dogmaticamente definito. Prendiamo ora in considerazione alcune esplicite dichiarazioni contenute nella seconda parte dell'inno, secondo un'ordinata sequenza dogmatica. Innanzitutto troviamo tre dogmi cristologici. Nella stanza 13 è reso in poesia il virginale concepimento di Maria, avvenuto cioè, cito, in un grembo di vergine inviolato. Nella stanza numero 15 è esaltata la divina maternità di Maria, invisa ai nestoriani, ai fautori, cioè di una unione in Cristo debole a livello cioè di prosopo, e non di ipostasis, cioè di persona, non di natura, di involucro esterno, non di essenza. Eppure la Divina Maternità celebra l'incarnazione come un dolce abbassarsi di Dio verso l'uomo, movimento che i padri definiranno syncatabasis, condiscendenza, appunto, da parte di un Dio che, cito, nacque da Vergine, Madre, sede di Dio infinito, lei che in una è Vergine e Madre. Poi la stanza 17 canta il parto virginale di Maria, un dogma che tanto fatica la nostra mente a concepire, in quanto racchiude un mistero che, dice il testo, riempie le reti dei pescatori, ma disgrega le trame dei sofisti di ogni epoca, di allora come di oggi. Lei, genitrice di Dio, di un Dio che, diceva già Ignazio di Antiochia nel secondo secolo, è nato Kai et Marias, Kai et Theou, da Maria e da Dio. Magnifica pianta che nutri fedeli,
E che in lei trovano rifugio e conforto, avendo ella dato al mondo, cito, l'autore dei casti. Nella stanza 21 è esaltata la maternità spirituale di Maria, messa al fuoco in Occidente dal grande Agostino, l'unica, peraltro, in cui la Vergine è imitabile da parte dei cristiani, perché la rende donna pasquale, che è, comincio adesso una serie di citazioni, quale fianco ardente, o raggio di sole divino, o fascio di luce perenne, concorre all'illuminazione dei battezzati, che vengono chiamati, come nella Chiesa antica, fotismoi, letteralmente illuminati. I battezzati, inoltre, guardano a lei come a sorgente delle acque abbondanti. E i crismati? Guardano a Maria come a fragranza del crisma di Cristo, nonché infine alla vita del sacro banchetto. E qui riferimento a coloro che si nutrono dell'Eucaristia, completando così il quadro dell'iniziazione cristiana. Nella stanza 23, la Vergine, detta torre possente per la Chiesa, è segno e caparra dell'aiuto divino lungo il cammino che la Chiesa stessa fa e che continua a fare. Proprio qualche giorno fa il Santo Padre ci ricordava che la Chiesa non è un mercato, la Chiesa non è un'impresa, non è un club di amici dalle buone intenzioni, ma è, direbbe Tertulliano, il corpo dei tre, il riflesso nella storia dell'amore trinitario, il prolungamento di Cristo che cammina in mezzo a noi. La trama di questo inno antico e venerabile
è la storia della salvezza, quindi, dalla creazione a Cristo, dal popolo della prima alleanza alla Chiesa, però riletta con un movimento arbitroso, secondo la celebre recirculatio di Ireneo di Lione, per cui Cristo è ricapitolazione di Adamo, la Chiesa è ricapitolazione dell'antico Israele. E l'anatifalaiosis, appunto, di Ireneo, che viene ritradotta in chiave indica. Si tratta però non di un evento chiuso, ma aperto al compimento fino all'ultimo giorno della storia umana, passando dall'annuncio dell'angelo della prima stanza all'intercessione di Maria davanti al Cristo giudice dell'ultima stanza. Annunciazione e Deesis, supplica, sono l'inizio e la fine di questo libro. In poche parole, il mistero del Verbo incarnato, secondo la dottrina di Calcedonia, è alla base di tutta la dottrina mariana e ciò non suona assolutamente strano, visto l'innegabile intreccio che sussiste tra le vicende salvifiche della madre e le vicende salvifiche del figlio, quello che i padri definivano mirabilmente nexus misteriorum. Ave corona di sacra purezza, ave tu porta d'eterna salvezza, ave inizio di nuova progenie, ave datrice di beni divini, ave tu vita iridato ai nati, hai reso saggezza ai primi di sento, ave o tu che annientasti il gran seduttore, ave o tu che dei castici doni l'autore, ave tu grembo di nozze divine, ave che unisci Oh.
del Santo dei Santi. Amen. Tu arca da spirito tesoro inesausto divino. Amen. Diadema prezioso dei Santi sovrani. Che ci aiutano a penetrare il testo dell'Acatistos e anche a preparare il cuore al Natale ormai vicino? Innanzitutto, l'incarnazione è un evento di salvezza che invera le profezie antiche e cancella la maledizione gravante sull'uomo a motivo del peccato commesso dai nostri progenitori Adamo ed Eva. Inoltre, l'incarnazione rimane un mistero insondabile, da accogliere per fede, a portatore di una salvezza che, badate bene, non consiste soltanto nel cancellare il peccato annullando la condanna della colpa antica, come si canta la notte di Pasqua, ma più ancora di entrare nella comunione con il Cristo. È un evento salvifico che elimina sì la morte, ma infonde al posto della morte il dono di una vita nuova. La salvezza, infine, è riversata per Maria su tutti. Lei che, Ireneo ci dice, è avvocata di Eva, ma ancora dopo anche Efrem la definirà con questo titolo mirabile. È l'inno della Catistos. Aggiunge che lei è campo, pascolo, incenso e propiziazione, strada sicura per il cielo. Il mistero dell'incarnazione così si prolunga lungo la storia della Chiesa, corpo inseparabilmente legato al suo capo, così da formare, avrebbe detto Sant'Agostino, il Christus Totus. In rapporto alla Chiesa, Maria è sposa, come ci ricorda il cosiddetto Efimnio, che definisce la Vergine Maria e che ritorna ad ogni stanza dell'inno Acatistos. Esso recita: Caire niunfe a niunfe te, Ave, Vergine e Sposa. Uno simbolo teologico densissimo, come il mistero che racchiude, e che, amici miei, non va sciolto razionalmente, ma va forse semplicemente contemplato, cantato, accolto nella sua bellezza nuda. Maria è sì la nuova Gerusalemme, intravista dal veggente scendere dal cielo, da Dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E nel suo incedere maestoso e al contempo discreto, come solo la Vergine Maria riesce a fare, nella notte esistenziale che ogni uomo attraversa, soprattutto in questo momento così
carico di incertezza, di paura per il domani, risplende lei nel firmamento della santità come luce chiarissima. Noctis quod abundo stella, direbbe sempre Sant'Agostino, così ci suggeriva una sua omelia sulla Pasqua. Pasqua che, in traslucenza, emerge dalla intelaiatura perfetta di questo inno venerabile, in cui metrica, ritmo, poesia, teologia, elevazione spirituale si intrecciano, sprigionando bellezza e un afflato intimo, profondo, che chiunque può avvertire al solo pronunciare simili parole. Il nostro augurio, anche in vista della solennità dell'Immacolata Concezione, che voi possiate assaporare tanta bellezza.